Ok, vi dicevo ragazzi, oggi proviamo ad eseguire la nostra esperienza relativa alla misura di piccola resistenza attraverso il metodo della cattura di potenziale. Dividiamo la nostra esercitazione in due momenti. In uno eseguirò io l'esercitazione, vi spiegherò i componenti, vi spiegherò gli strumenti, vi farò vedere le connessioni. Analizzerò con voi i problemi e farò la misura. In questo modo, ragazzi, questa vi vale anche un po' come dispensa, no? Nel senso che riusciamo anche in qualche modo ad avere un feedback. Dopodiché, divido l'aula, la classe in due gruppi e ad un gruppo, uno alla volta, gli farò fare un pezzo di esercitazione. Quest'anno ci dobbiamo accontentare del fatto che non riusciamo a stare 2 ore consecutive sullo strumento, perché altrimenti facciamo in qualche modo assembramento. Ma una persona un po' alla volta, una persona alla volta, gli faccio fare dei pezzi di esercitazione, così capisce le cose fondamentali dell'esperienza. In queste particolari la cosa viene abbastanza bene, perché poi di fatto è un'esperienza molto ripetitiva, nella quale si devono eseguire un certo numero di cicli di misura. Per capire al meglio l'esercitazione, io vi ripeto un attimo lo schema. Supponiamo di voler misurare il valore di una piccola resistenza incognita che chiamo R con X, che è montata secondo un montaggio a 4 mossetti. Nello schema che abbiamo spiegato a lezione, utilizziamo una resistenza campione R con C, anche lei montata a 4 mossetti. I mossetti li chiamiamo attraverso dei simboli numerici, così in qualche modo li spieghiamo meglio. Abbiamo poi un sistema di alimentazione che è controllato da un oggetto che abbiamo chiamato invertitore. Questa è l'essenza che permette di variare la corrente, all'interno circola una corrente I, e abbiamo spiegato a lezione che per minimizzare l'incertezza di misura utilizzeremo un unico voltmetro, che una volta metteremo i capi di R con X e una volta mettiamo i capi di R con C. Se vi ricordate, attraverso la misura a 4 mossetti, noi eliminiamo l'effetto sistematico delle resistenze di contatto. Non andiamo invece ad eliminare le forze elettrodici di contatto, e quelle invece le eliminiamo attraverso un metodo che consente una misura diretta e una misura inversa. E questo è il motivo per cui abbiamo messo l'invertitore, perché una volta facciamo circolare la corrente in questo senso, che chiamiamo diretta, e una volta nel senso opposto, che chiamiamo inversa. E abbiamo anche detto sostanzialmente che il nostro metodo è fatto essenzialmente da 4 misure. Una misura nella quale misuriamo la tensione ai capi della resistenza X, che abbiamo chiamato diretta, poi spostiamo il voltmetro ai capi di R con C e misuriamo V con C inversa, poi giriamo l'invertitore e facciamo V con C diretta. E facciamo girare il verso della corrente e misuriamo V con C inversa, e poi rispostiamo il nostro voltmetro e misuriamo V con X inversa. In questo modo abbiamo misurato tutte e quattro le grandezze di interesse, V con X diretta, V con X inversa, V con C diretta e V con C inversa, e possiamo applicare la relazione secondo la quale R con X è uguale a R con C per V con X diretta meno V con X inversa diviso V con C diretta meno V con C inversa. In queste 4 misure, però, essendo 4 istanti temporali diversi, noi abbiamo il problema che passerà del tempo. Questo tempo che passa è per noi un problema, perché potrebbe produrre un effetto di riscaldamento.
Questo è il motivo per cui, in teoria, a teoria, abbiamo rimesso nello schema una quinta misura, una nuova misura di V con X diretta, quindi girando di nuovo l'invertitore. Questa nuova misura di V con X diretta, la chiamo V con X diretta 2, che è diversa da quella di prima, la confronterò con la prima misura e andrò a verificare che non ci sia stato un riscaldamento tale da deviare, da modificare il valore della resistenza. Vi ricordo che la nostra resistenza è una resistenza metallica, ha uno schema del tipo Rho per L su S per 1 più alfa delta T. Se cambia la temperatura, cambia anche la resistenza. Se cambia la resistenza, sta cambiando il misurato, quindi sto facendo una cattiva misura. Io mi devo assicurare che questa delta T rimanga costante. O, ingegneristicamente, vari di una quantità tale che non sia significativamente rilevante, cioè che la variabilità della resistenza sia considerabile come un effetto aleatorio e non come un effetto sistematico. E questo si poteva misurare tranquillamente valutando la ripetibilità delle nostre misure e assicurandoci che la differenza tra V con X diretta e V con X diretta, la seconda misura, sia minore, che ho scritto troppo piccolo, di 6 sigma V con X, cioè 6 volte più piccola della ripetibilità. Questo l'abbiamo detto chiaramente a lezione, lo sto solo ripetendo per far capire perché farò alcune operazioni. Fortunatamente, e lo abbiamo visto a lezione, questa sigma di V con X ci serve anche non solo per fare la compatibilità delle misure, ma ci serve anche perché abbiamo scoperto, valutando l'incertezza di misura, che grazie al fatto che utilizzo un unico voltmetro che lavora in punti di lavoro prossimi, grazie al fatto che R con C è circa uguale a R con X, non ho più bisogno di avere dal costruttore l'accuratezza del voltmetro, non ho più bisogno quindi dal costruttore di avere, di utilizzare l'accuratezza, di fare accuratezza di isolati K3 per calcolare l'incertezza, ma posso solo limitarmi a quella che è la componente aleatoria dell'incertezza, quindi legata alla ripetibilità del processo di misurazione, trascurando quella componente di incertezza che era legata al fondo scala. E questo perché, grazie al fatto che R con X uguale R con C, è uguale R con X, è simile a R con C, e fa lavorare i due voltmetri, il voltmetro nello stesso range in entrambe le misurazioni, io posso trascurare questa componente di incertezza. Quindi, ragazzi, ricordatevi questi passaggi, perché ogni cosa in questo metodo, che poi è banale, perché poi alla fine è una esclusiva di resistenza, la volta amperometrica, cioè tutto sommato è banale come metodo. Però ci sono tante cose interessanti. C'è il discorso di eliminare la misura della corrente attraverso il resistore campione, c'è il discorso di fare una misura di rapporto utilizzando lo stesso strumento, ma facendo in modo che le due misure siano praticamente simili, quindi rapporti di due grandezze quasi uguali. E questo ci consente di eliminare la componente legata agli offset degli strumenti di misura, non eliminare, di trascurare quella regola di incertezza. C'è il discorso legato alla misura delle forze elettrodici di contatto, quindi alla sua eliminazione con le correnti dirette e le correnti inverse. C'è il discorso della valutazione sperimentale degli effetti termici. Se sono in cantiere e non ho un termometro, non so una cosa se si influenza oppure no, questo è un metodo per capire se una grandezza sta influenzando oppure no. Verificare se, in qualche modo, valutando la ripetibilità, la mia deviazione è più grande della ripetibilità. Se è più grande è un effetto sistematico, se è più piccolo è il contenuto della normale variabilità del risultato. Ok? Cioè, in questo metodo, benché banale, c'è tanto. E allora cominciamo un po' a vedere i componenti che fanno parte di questo. Il primo componente che vi faccio vedere è il resistore campione. Ok? Resistore campione, che è una normale resistenza a 4 mosfetti. I due mosfetti più esterni, che sono stati fatti un po' più grandi in questo resistore, sono i mosfetti amperometrici. Ok? I due mosfetti più interni sono i mosfetti voltmetrici. I due mosfetti esterni servono a collegare la resistenza al circuito, i due mosfetti interni servono a collegare il volt. Ok? Resistore campione.
Abbiamo poi il resistore incognito, che è l'oggetto che voglio misurare. E qua dobbiamo fare, oppla, un discorso in più. Ma questa è una prova di educazione fisica. Dopo 20 flessioni abbiamo passato. Allora, ragazzi, il resistore incognito è un pezzo di rame, una barretta. Immaginate che io sono un'azienda che produce cavi, devo in qualche modo qualificare il rame che c'è all'interno del mio cavo e devo vado nel laboratorio di misura e dico mi testi questo rame perché voglio essere sicuro che la resistività sia quella giusta messa per legge nel fare cavi e rame. Ora, a differenza del resistore campione, che lo compro così com'è, il resistore incognito non lo compro a 4 mussetti. È un pezzo di rame. Il cliente che viene nel mio laboratorio mi dà un pezzo di rame. Io devo fare due cose. Ne devo tagliare un pezzo, che poi sottoporrò a verifica, e devo essere sicuro che ho preso un pezzo di lunghezza L, perché la resistenza che misurerò sarà dipendente dalla lunghezza del pezzo che ho preso. Poi questa barretta avrà una certa sezione, quello che sia. E allora, ragazzi, in questi casi i quattro mossetti non nascono col resistore, sono io che sto mettendo i quattro mossetti, cioè sono io che creo un montaggio a quattro mossetti. In particolare, adesso, ragazzi, non so tanto, dammi la mano, cerchiamo di far vedere anche sulle telecamere, prendilo da là. Questa è una parte un po' più complicata, vediamo, sperando che si veda. Il resistore viene montato, adesso mi avvicino anche al vostro banco, viene montato con questo metodo a quattro mossetti. Se potete vedere, ci sono due mossetti molto grandi, che sono mossetti amperometrici, e un mossetto che si vede appena qui, piccolissimo, che è il mossetto voltmetrico. Adesso faccio vedere anche ai ragazzi in aula. Avete due mossetti molto grandi, vedete questo bloccone, diciamo, questi blocconi grossi? Questo qui è il mossetto amperometrico ed è grandissimo perché serve a fare in modo che il contatto sia più grande possibile. Più aumento la superficie di contatto, più abbasso la resistenza amperometrica. Eccola qua, questo bloccone di rame qui. Lo vedete questo pezzo qui? Vedete, ha un contatto molto esteso, è quasi 1 cm di contatto con il resistore. Facciamo vedere anche a chi è a casa. Questo blocco qui, dove ho il dito, qua, è il mossetto amperometrico. Il mossetto voltmetrico, invece, è proprio una punta di un coltello. Vedete, un coltello che incide il resistore all'interno. Se riuscite a vederlo. E qui. È proprio un coltellino. Vedete, questa lametta che taglia la barretta. La vedete? Diciamo che è andato bene, quello fare lezione ai tempi del Covid. Vedete? Questo coltellino qui. Paolo, tu riesci a vedere? Perché? Questo qui non serve ad aumentare le resistenze di contatto o quant'altro, ma serve a definire esattamente la lunghezza, cioè attraverso questi coltelli. L'incertezza che ho è legata proprio allo spessore della punta del coltello, quanto sarà? Un quarto di millimetro, un decimo di millimetro? Questa è l'incertezza che ho nella misura di L, che poi mi porta appresso. Perché se L è 1 metro, io faccio un'incertezza di 1 cm un conto, se faccio di 1 mm un altro conto, se faccio di un decimo di millimetro ancora un altro conto, sto abbassando l'ordine di grandezza. Quindi più piccola è questa punta, più sono sicuro che ho misurato correttamente L. Quindi, questo per dirvi, ragazzi, che non è che il resistore ci viene già a 4 mossetti. Il resistore è un resistore normale, un pezzo di rame. Siamo noi che facciamo un montaggio a 4 mossetti. Questo ve lo dico perché? Perché in futuro voi non è che sempre troverete degli oggetti a 4 mossetti, ma siete voi che potete fare dei montaggi con delle piste, con delle saldature, per creare i 4 mossetti e definire esattamente i punti. Dato il resistore incognito e il campione, quello là incognito, abbiamo poi bisogno del voltmetro. Il voltmetro è il classico voltmetro che noi abbiamo sempre utilizzato nelle nostre esperienze di laboratorio. Questo è un voltmetro a 6 digit e mezzo, quindi è un voltmetro dotato di un sufficiente grado di accuratezza. Abbiamo poi l'alimentatore. Questo è un alimentatore stabilizzato, lo abbiamo cambiato, lo abbiamo messo la
che ci consente di arrivare fino a correnti di 30 ampere. Adesso io non so se noi oggi riusciamo a fare la prova a 30 ampere, perché siamo solo io e l'ingegnere Asile, siamo pochini. Questa è una prova che si fa a quattro persone per essere più veloci. Ma vediamo al massimo a cui riusciamo ad arrivare quant'è. Perché questo sforzo di arrivare a correnti così elevate? Devo arrivare a correnti così elevate perché più alzo il valore della corrente, più aumento il valore di V con X e V con I a parità di R. R è abbastanza piccola, nel senso che in questa prova specifica quella campione è un milio, ok? Se quella campione è circa uguale a quell'incognita mi aspetto qualcosa che sia all'intorno di un milio. Un milio, se ci passa un ampere, è un millivolt. Se ci passano 10 ampere, sono 10 millivolt. 100 ampere sono 100 millivolt. Cioè, ci faccio passare 100 ampere per ottenere tensioni misurabili. Se ci passano frazioni di ampere, non misuro niente. Quello che misuro è tutto confuso con il rumore termico. Okay? Quindi io ho un'esigenza, devo spingere le correnti più in alto possibile. Ma più spingo le correnti in alto, più aumento gli effetti termici e quindi più ho possibilità che si riscaldi velocemente il resistore. E se si riscalda il mio resistore, io non riesco a fare correttamente la mia misura. Ok? Allora devo fare un compromesso tra una corrente abbastanza elevata, o la più elevata che posso, ma tale che gli effetti termici non siano percettibili, cioè noi non abbiamo sensibilità a questi effetti termici e quindi faremo un compromesso. Anche noi oggi faremo un compromesso, proviamo a fare queste misure alle correnti più elevate possibili. È ovvio che se io facessi la corrente, se io mettessi qua dentro 100 mA, non ho gli effetti termici, di fatto non si riscalderebbe nulla, ma 100 mA mi darebbe la possibilità di misurare 100 micro e 100 micro volt ha una rumorosità tale che tutto quello che io ho guadagnato col metodo lo sto perdendo in termini di ripetibilità dello strumento, che diventerà, diciamo, abbastanza una schifezza. E ragazzi, nella vostra carriera professionale sarà sempre così, sarà un compromesso continuo, un compromesso tra esigenze tecniche ed esigenze di natura economica, un compromesso tra situazioni ottime di misura e altre situazioni che sono invece date dalla contingenza. Cioè, l'ingegnere purtroppo è sempre alla ricerca di un punto che non sarà mai il massimo, ma sarà in qualche modo un massimo locale, cioè un compromesso tra quello che posso fare. E così è. Okay? Noi purtroppo abbiamo scelto una professione in cui sono tante le grandezze che poi intervengono nelle nostre azioni e dobbiamo sempre scegliere appunto, tra i costi di produzione e l'ottimo della produzione e così via. In questo caso anche io scelgo un compromesso. Però se qualcuno lo dice, a che momento mi fa la prova? Io dico 100 ampere, 200 ampere. Perché così misuro tensioni molto elevate sul voltmetro, per esempio ad 1 volt, e quindi ho che gli effetti termici che mi danno un peggioramento della ripetibilità, io non li considero. Però così facendo io dovrei avere una strumentazione adeguata, ma un tempo di velocità enorme. Un elemento che è fondamentale all'interno del nostro circuito è il seguente. È quello che io ho chiamato invertitore, che altro non è un interruttore. Vedete questo invertitore come un oggetto che ha due ingressi, questi, e due uscite, queste. Quindi questo è l'ingresso e questo è l'uscita. Se l'invertitore è in questa posizione, in posizione verticale, l'ingresso e l'uscita sono isolati. Ok? Quindi non passa corrente. Non c'è circolazione di corrente. E questi sono due interruttori, un interruttore che interrompe questa strada e un interruttore che interrompe questa strada. Ok? Se io metto l'invertitore in questa posizione, che chiamiamo così, la chiamiamo 1, in posizione 1, questo ingresso è in corto con questo e questo è in corto con questo. Se si crea un canale così e così. Okay. Quindi in posizione che ho chiamato 1, è come se avvenisse questo. A in contatto con C e B in contatto con D. No? Quindi esattamente questa operazione qui. Questo con questo e questo con questo. In posizione 0 è interrotto,
In posizione 2, invece, A è in contatto con B e B è in contatto con C. Si investono. Ovviamente, se in posizione 1 la corrente passava in un verso, in posizione 2 la corrente del circuito passerà nel verso opposto. Io l'ho chiamato invertitore, ma altro non è questo qui, è un interruttore. Ok? Diciamo per essere un interruttore, un progetto che in effetti ha due vie di funzionamento, quindi i contatti li scelgo in un modo, poi li scelgo in un altro. Questi oggetti della vostra vita professionale ne troverete tantissimi, perché immaginate ogni qualvolta dovete fare il motore in un senso oppure nel senso inverso, no? Avete oggetti che in qualche modo devono, diciamo, cambiare il verso di circolazione delle correnti e quindi voi avete questi oggetti che serviranno a cambiare il verso di circolazione delle correnti. L'ultimo elemento che vi faccio vedere all'interno del nostro circuito di misura è questa basetta, che non ha nessun ruolo pratico, tant'è che io non ve l'ho neanche messa nello schema, ma che serve a noi semplicemente per essere più veloci. Se io dovessi fare le misure andando a mettere misure puntali, metterei qui, poi qua sono più corti, mi devo mettere qua, non vedo bene il buco, sono tutti secondi che perdo, questi secondi la resistenza si riscalda e perdo tempo. Con una basetta io faccio il lavoro in maniera più razionale. Metto questi come ingressi della basetta e questi come uscite che vanno al vuoto, e quindi devo spostare il vuoto da qui a qui e da qui a qui. E riesco in qualche modo ad essere più veloce nelle mie misurazioni. Ok, ragazzi, abbiamo evidenziato le problematiche di questa misura, ne abbiamo evidenziato gli elementi costitutivi del circuito. Se aveste fatto il corso di misure elettriche della laurea triennale, poi vi avrei chiesto anche di fare una relazione in cui mi dicevate il circuito, da quali elementi era composto, ognuno che caratteristiche aveva. Io quest'anno non vi chiederò delle relazioni, anche perché non riesco a farvi mettere tutti quanti per un tempo sufficiente sugli strumenti di misura, però sostanzialmente ogni qualvolta si fa un processo di misurazione, la prima cosa che va fatta è identificare gli strumenti. Okay? Perché dobbiamo avere padronanza di tutto quello che abbiamo sul banco. Va bene? Per ognuno di questi, se voi fossi stato in un laboratorio di misure come dipendenti, come operatori di un centro, avresti in qualche modo capito le caratteristiche per capire che cosa al massimo si può tirare fuori o non si può tirare fuori da questo banco. In questo caso specifico, vi sto dando io già gli strumenti di misura, e quindi sostanzialmente non potete fare grandi scelte. Questi sono gli strumenti e basta. Secondo passaggio. Adesso abbiamo chiuso le considerazioni teoriche, adesso dobbiamo montare il circuito. La domanda che si può porre è come si monta un circuito? Cosa che può sembrare banale. Banale non è. Ragazzi, un circuito è fatto essenzialmente di due grandi categorie di elementi. Gli elementi che sono funzionali al circuito, quelli che servono a farlo funzionare, senza i quali il circuito non funziona, e gli strumenti di misura. I voltmetri. Se voi ci pensate, uno strumento di misura in un circuito non serve a farlo funzionare, serve a noi ad avere conoscenza di come sta funzionando, ma non è necessario al funzionamento dello strumento. Non so se rendo l'idea, no? Per esempio, un voltmetro, lo metto o non lo metto in un circuito, non è che il circuito non funziona più. Se lo metto, ho indicazioni di che tensione sta generando, se non lo metto, il circuito non funziona più. Allora, voi prendete sempre questa abitudine. Ogni qualvolta fate una esperienza di misura, gli ultimi in assoluto strumenti che devono essere messi nel circuito sono quelli di misura. Il voltmetro va sempre messo per ultimo, perché è un elemento che è solo ed esclusivamente legato alla nostra conoscenza del funzionamento. Vanno invece messi dentro tutti gli strumenti che sono funzionali al circuito, quindi per esempio le reti amperometriche, perché se io non chiudo la rete amperometrica, qui non circola corrente. Ok? Questo è fondamentale. La rete amperometrica è fondamentale. Eventuali amperometri che devono essere messi all'interno, ma perché senza l'amperometro io poi non ho circolazione di corrente.
oppure casomai chiudi il circuito, poi se hai fatto con i cavetti poi lo inserisco dopo in serie. Però voglio dire, la prima cosa è, in questo caso, chiudere la maglia ampliometrica. In ultimo penseremo al voltmetro. Questo cosa vuol dire? Che in questa fase io del resistore mi interesso solo ai mossetti ampliometrici. I mossetti voltmetrici non li devo guardare. Questa cosa che vi dico, che vi può sembrare banale, cioè, però perché ci dice queste cose? Ormai abbiamo una certa età e sappiamo fare circuiti di misura. Spesso nel fare i circuiti, volendo inserire tutto insieme, capita spessissimo che mi capita di mettere un voltmetro in serie a qualche altra cosa, quindi non c'è proprio corrente, oppure chiudere una maglia ampliometrica con un voltmetro e quindi vi trovate nella condizione che il circuito non funziona. Circuito ampliometrico. Poi valutiamo se circola correttamente la corrente e poi mettiamo gli strumenti. Da cosa partiamo? Partiamo dall'invertitore, chiudo la prima maglia ampliometrica, chiudo la seconda maglia ampliometrica e così via, e chiudo con l'invertitore. Poi collego dall'alimentatore e infine con il pompo. Ora, bisogna dire che durante queste esercitazioni ci darà una mano, le faremo sempre così. Oggi siamo tutti e due in aula. Il prossimo lunedì, invece, un gruppo di voi sarà nell'aula GSE o con me o con i giudici a ripetere questa esperienza. E saranno le persone che in qualche modo oggi non sono riuscite a metterci mano, immagino una metà della classe. Io ho sempre previsto che ogni lunedì una metà riesce a farlo attivamente e un'altra metà invece la va nel. Diciamo, la fa la settimana successiva per cercare di avere dei tempi un po'. E se proprio qualcuno non ci riesce a farla né oggi né lunedì prossimo, abbiamo delle giornate a fine corso in cui chiunque può andare in tempi svincolati rispetto alla didattica del laboratorio, prendendo appuntamento, io vi lascio i banchi montati e voi riuscite a fare la vostra esperienza di laboratorio. Lunedì, quindi vi dicevo, spiegheremo il ponte di Wheaton. Dopo la spiegazione del ponte di Wheaton, come abbiamo fatto oggi, una parte andrà nell'aula GSE a ripetersi questa e una parte invece andrà qua a fare il ponte di Wheaton. E in questo modo, ogni volta in due lunedì abbiamo che tutti hanno visto tutto. Ovviamente l'ultimo lunedì c'è solo l'ultimo gruppo, che è il primo, nient'altro da fare, quindi non verrà qui in laboratorio, in aula. Allora, ragazzi, questo è il mossetto della contatto ampliometrico, questo è il mossetto del contatto. Adesso Antonio, conviene che lo mettiamo sul banco, altrimenti siamo troppo lontani. Mettiamo qua, poi ci mettiamo da dietro. Va bene. Ok, allora. Questo mossetto A, B, C e D, supponiamo che esco da qui, quindi esco da questo mossetto. E dentro nella maglia ampliometrica esco dalla maglia ampliometrica e vado nel resistore campione, nell'altra maglia ampliometrica del resistore campione. Mettiamo in alto, sì, ragazzi, che ok. Esco dal resistore campione e richiudo nell'invertitore. In questo modo ho chiuso la maglia ampliometrica. Ok? Dopo ci facciamo anche un'inquadratura con la telecamera, così riusciamo a dare un'indicazione migliore. In questo modo, ragazzi, ho chiuso la maglia ampliometrica. Ovviamente questo oggetto ancora non è collegato qui, all'alimentatore, e quindi il passaggio successivo che faccio è di collegare l'invertitore all'alimentatore. Se ho sbagliato le polarità, non mi preoccupo, perché dopo cambio le polarità e rimetto tutto nel funzionamento in cui è stato. Fatta questa operazione, invece, adesso posso cominciare a pensare agli strumenti di misura. E cosa farò? Prenderò due cavi che collegherò ai mossetti voltmetrici della resistenza incognita e li metterò sulla basetta. In questo modo ho collegato la voltmetrica e farò lo stesso per l'altro resistore, campione. Io mi sto muovendo tanto.
A fine lezione, tè caldo per tutti. Bene. Con questi, che sono i mosaici del volto, io mi metterò una volta qui e mi misurerò con X, e un'altra volta qui e mi misurerò con C. Ok? Quindi questa è la mia operazione di misura. Adesso, ragazzi, assicuriamoci solo un attimo che tutto funzioni correttamente. Quindi accendiamo il voltmetro. Allora, questo oggetto c'è un problema, diciamo, non ha una pre-regolazione. Quindi, se non faccio passare la corrente, io non riesco a vedere che corrente passa. Invece, gli altri voltmetri che avevate voi in laboratorio li pre-regolavate e poi davate l'on. Ok? Quindi, questo oggetto qui, quando io non faccio passare la corrente, io non vedrò il verso della corrente. Adesso mettiamo la corrente un po' più basse. Qual è il percorso? Questo qua. Ok. Adesso stanno passando. Questa è tutto. Via anche l'altra. Questo alimentatore c'è un problema. Ok, un momento, siamo a 20 ampere. Vediamo un po'. Allora, rimetto sulla tensione V con X. Ok, quello che dovrebbe accadere è che, essendo V con X circa uguale a un millivolt, dando circa 20 ampere, a un milliohm, dando circa 20 ampere, mi dovete dare una tensione di circa 20 millivolt. Dando un senso me la trovo positiva, nell'altro senso me la trovo negativa. Non sta funzionando. Mettiamo qua per sicurezza, tanto non ci costa. Allora, io do tensione positiva e leggo meno 19, meno 20 millivolt, e qua stanno circolando 20 ampere. Ok? Giro il senso e misuro 20 millivolt in positivo, e qua sta circolando 20 ampere. Quindi l'invertitore sta funzionando correttamente, solo che rispetto a come avevo pensato il circuito, i segni sono opposti. Allora, io a questo punto cambio le correnti sull'invertitore. Adesso dovete avere una tensione positiva, 20 millivolt, e adesso una tensione negativa, meno 20 millivolt. Ok, quindi su R1X sta funzionando tutto per bene, e su R1C faccio lo stesso, 20 millivolt e meno 20 millivolt. Ok, quindi il circuito è stato montato correttamente, la maglia amperometrica funziona, siamo pronti. Ora, ragazzi, quale sarebbe la prima operazione da fare? Un'operazione che io non vi faccio fare oggi, perché abbiamo tanto tempo e non, diciamo, vi do io questo dato. Affinché possiate fare questo metodo e affinché possiate fare questa misura di controllo, dovete conoscere la. Quindi, cosa andrebbe fatta? Andrebbe fatta una campagna di misure ripetute, con un numero sufficientemente grande, almeno 20-30 misure, che vi consentano di stimare la sigma senza introdurre effetti termici. Perché se mentre stimate la sigma introducete gli effetti termici, abbiamo scherzato. La vostra sigma non è una sigma, è una misura della deriva termica. Come potrei fare? Metto, per esempio, il mio voltmetro
ai capi del resistore incognito o di quello campione. Tanto voglio dire, le due misure di tensione sono equivalenti, potrei anche mettermi su quello campione, che probabilmente avrà un effetto termico ancora migliore della, quindi se mi metto su quello campione, e potrei fare 20 misure. Cosa dovrei fare? Dovrei fare, per esempio, vedete, un'operazione del genere. Faccio 1, leggo, chiudo. 2, leggo, chiudo. Il fatto che leggo e chiudo, poi aspetto per un pochino, leggo e chiudo, ma aspetto che io non sto dando una deriva, ma sto dando in qualche modo una variazione termica contenuta. E dovrei fare questa operazione. Appena lui va al regime, tipicamente 2 secondi, mi fermo. Vedete, dopo 2 secondi i cicli si fermano. Vedete? E si è fermato. Faccio queste 20, 30, 40, poi è ovvio che ci hanno insegnato nel corso di misure che maggiore il numero di misure che faccio, maggiore la sigma ha un senso fisico e rappresenta la normale dispersione dei risultati, minore invece il numero di misure, poi invece devo in qualche modo meno sui gradi di libertà, ecco, poi devo introdurre dei fattori correttivi, fattori di Student e altri, e vado a stimare una sigma. In questo caso la sigma l'abbiamo stimata in laboratorio noi settimana scorsa, prima di fare la nostra esperienza di laboratorio. E se ricordo bene, la scrivo quanto, direttamente 6 sigma, mi pare che da 4,8 micro. Sei sigma è 4,8 micro. Ragazzi, vuol dire che tra la prima e la quinta misura la differenza dovrà essere più piccola di 4,8 micro. Se è più piccola, ha il 99,7% di probabilità, possiamo dire che non sono intervenuti effetti di serie. Se è più grande, invece, c'è una possibilità concreta che siano intervenuti effetti di riscaldamento sistematici. E questo sostanzialmente ha portato un problema del processo di misurazione. Che cosa accade? Se la nostra differenza è minore di 6 sigma, a posto, abbiamo fatto la misura, possiamo procedere al calcolo di Euler-Chodorowski. Se la nostra differenza è maggiore di 6 sigma, non stiamo a posto. La temperatura ha giocato un ruolo e a questo punto noi dobbiamo agire in che modo? Dobbiamo agire cercando di fare in modo che la temperatura non dia un volo. E come si fa a fare in modo che la temperatura non dia un volo? Dobbiamo far raffreddare il circuito, quindi aspettare qualche secondo che il circuito torni a regime, ma questo freddo oggi effetti termici non avremo, perché stiamo facendo misure in regime criogenico. E questa è una variabile ambientale che io non avevo considerato. E far raffreddare il circuito e ripetere la prova, cercando di essere più veloci. Ok? Benissimo. Poi, ragazzi, la prima prova che facciamo la facciamo a corrente un po' più ridotta, casomai invece che 20 A o 10 A, siamo sicuri che gli effetti termici non si vedono, e poi man mano lo aumentiamo questa corrente, così facciamo 10, 15 e 20 A, così ci accorgiamo anche di come poi obiettivamente agisca la temperatura, cioè vedremo come man mano che aumentiamo la corrente dobbiamo essere più veloci, perché la temperatura agisce prima, giustamente. È il quadro e la capacità di riscaldamento che abbiamo in questo resistore. Antonio, metti un attimo un momento con la corrente. Se anche una schiera si è bruciata, vuol dire cose che secondo me. E cadisti, ragione, perciò. Ok, allora ragazzi,
A questo punto proviamo io e possiamo anche mettere l'altro piano, l'hanno visto. Allora, quello che proviamo a fare adesso, qualcuno di voi riesce. No, se qualcuno di loro riesce, qualcuno di voi riesce a vedere il display, riesce a leggere il display, allora ti metti tu a fare lo scambio. Io controllo l'invertitore, qualcuno di voi legge il display e un altro volontario che scrive il risultato della misurazione. Chi legge, leggesse ad alta voce perché l'altro deve scrivere. Consiglio. Adesso diciamo, sto facendo in qualche modo una simulazione di quello che avveniva quando prima utilizzavo anche correnti più elevate, tipo 30 ampere, 40 ampere, cioè correnti che erano veramente molto elevate. Nella nostra misurazione, ragazzi, le prime cifre della misura non cambieranno mai, perché sono sempre 20, cioè 20,005, 20,008. Se uno è davvero veloce, il 20 non lo legge neanche, c'è 005, 008, tanti segni più e meno li conosciamo. Diciamo, tipicamente poi nei processi di misura imparerete, si ottimizza tutto, tutto quello che può essere ottimizzato. In questo caso, poiché noi siamo a correnti abbastanza piccole, diciamo a tutta quanta la misura, così anche per chi sta a casa riesce a sentire tutto. Io prima di cominciare con la parte pratica, voglio chiedere ai ragazzi che sono a casa: ragazzi, voi avete ascoltato tutto? È tutto chiaro? Siete riusciti? Casomai a fine esercitazione cerco di andare con la telecamera sui componenti e così vi riprendo il dettaglio di alcuni componenti che non so se si è visto mentre facevamo le prove di ginnastica in telecamera. E quindi vediamo un po'. Allora, chiami Simone. Simone. Ok, allora adesso Simone legge. Vai a vedere Simone. Guarda, ti chiamo i problemi da voce. E Federica scrive. Allora, Federica, se voi. Ah, Federica è già organizzatissima. Ha già fatto quello che farebbe un bravo. Si è già fatta la tabella sistemata, Vx diretta, Vx inversa. Allora, Simone, facciamo anche la quinta misura di controllo. Quindi adesso facciamo diretta. Poi lui scambia col circuito, poi io vado su inversa, lui scambia col circuito e io riscambio. Siamo pronti? Lui non si muove, il di Ginevra sì, non si muoverà fin quando tu non avrai detto la misura. Tu aspetti un secondo che si stabilizza e dai la misura. Pronti? Via. 0,38 1,62 1,72 0,48 0,33. Allora, adesso andiamo dal linguaggio in codice tipo James Bond, quello che abbiamo visto. Allora, la prima misura con X diretta valeva 20,038 10, era 10. 10, 10, scusatemi, sì, perché stiamo a corrente di tutta. La seconda misura, che era V con C diretta, valeva 10, 162, ovviamente perché le due resistenze sono esattamente identiche, no? Va bene. Poi QC inversa valeva meno 10,172. 172. E qua c'è un po' legati ai contatti, un po' legati al fatto che stavo già mangiando la minimo 8 volte. Grazie Antonio. VC, VX inversa è uguale a 10,048. La quinta misura, che è quella di controllo, l'ho chiamato VX diretta 2,
è a 10,033. La differenza è 5 microvolte. Vabbè, diciamo che ci siamo. 4-8. Però vuol dire che siamo andati neanche troppo lenti. Neanche troppo lenti. Ok, allora spieghiamo per chi sta a casa. Se io faccio Vx diretta meno Vx diretta 2 in valore assoluto, questa differenza è pari a 0,05 millivolt, che è pari a 5 microvolt, che teoricamente è più grande di 4,8 microvolt, ma in questo caso, considerando gli arrotondamenti e le risoluzioni che abbiamo nel circuito, diciamo che ci siamo, ce l'abbiamo fatta pelo pelo. Ok? Il riscaldamento non è stato così eccessivo, sarebbe potuto essere più veloce, ma vi dico. Adesso ci abbiamo messo 10 secondi, nei momenti d'oro ci mettiamo 3 secondi, perché devi essere veloce, eh? Abbiamo sviluppato tecniche per dirvi, però ragazzi, abbiamo visto, questo è l'effetto del riscaldamento. Allora, cosa faccio? Verifico che ho i 5 micro, verifico che sto sotto, in questo momento io sto uguale alla soglia, quindi sono in un momento di incertezza, ma dico che può andare questa misurazione. Vi faccio notare delle cose. Quindi, con 10 ampere, noi abbiamo una risoluzione del microvolt, no, sostanzialmente. E se io fossi sceso ancora con i microvolti, avrei avuto qua un effetto di risoluzione che mi avrebbe in qualche modo impedito di valutare completamente la cosa. Perché il mio strumento, che è 16,5, in realtà più di tanto non riesce a dare. Cioè, più io abbasso la corrente, più sto portando la significatività su queste cifre e di fatto comincio ad avere il volume di avere cifre in più che non ha. Più alzo la corrente e più in qualche modo porto la significatività verso queste cifre qui, che sono cifre che invece le corrente. Quindi capiamo lo sforzo del perché voglio alzare la corrente. Ma a questo punto, se mi date la mano, se qualcuno di voi ha la calcolatrice, proviamo a calcolare R con X, che è uguale a V con X diretta meno V con X inversa, quindi dieci virgola 0,38 più 10,048 diviso V con C diretta 10,162 più V con C inversa 10,171. Ho messo il più e non il meno nella forma del meno perché la V inversa ha il segno negativo, quindi meno per meno. E quindi R con X è uguale a 1 miglio, perché R con C è 1 miglio, e 20,086, dico bene? Otto, 16, 4, 7, 8, e l'altro è 10, 4, 3, 4, no, 3, 3, 2. Ah, questo è 2, 3, 3, 3. Mi fate un attimo questo rapporto? 0,9. Zero? Domanda. Quante cifre metto? Risposta. Tutte quelle che servono. Cioè, al momento nessuno di voi può sapere quante cifre devo mettere. Perché? Non avete ancora calcolato l'incertezza di misura. Sarà l'incertezza di misura che vi dà quante cifre vi servono. L'incertezza di misura è l'indicatore di qualità della vostra misura. È lei che decide la qualità. È lei che decide se sono 2, 3, 4, 5 cifre decimali. Al momento non lo sapete. Che si fa? Si mettono tutte le cifre che vi dà la calcolatrice. Ok?
Poi dopo capite, se io ho incertezza al microohm, allora metterò un certo numero di cifre, metterò 3 dopo la piccola. Se l'ho al decimo di micro, ne metterò 4 dopo la piccola. Se ho incertezza al milioohm, non metterò neanche una cifra decimale. Dipenderà dall'incertezza di misura. Fate presente questo ragionamento. All'inizio, se vi chiedono quante cifre, quelle che la calcolatrice dà, senza fare tagli, senza fare approssimazioni, senza fare nulla. In questa fase l'operatore più è stupido, meglio viene la misura. La cosa peggiore che accade nel processo di misura è quando l'operatore si fa lui decisore della qualità prima che la stima delle incertezze gli abbia detto qual è la reale qualità, perché rischia di avere dei troncamenti, degli arrotondamenti che in qualche modo li state causando voi artificialmente, ma non solo nella misura. Quindi io qua scriverei 0,987, avete qualche altra cifra? 8,5,2,2. Adesso tipicamente noi non andiamo mai sotto il micro di incertezza, quindi no. Questo me lo dice il fatto che io sto misurando una sigma che è 10 a meno 6 su una misura che è 10 a meno 3. Che è quindi relativo, io ho un'incertezza che va a una parte del 10.000 e mi aspetto che più o meno stiamo anche qua. Milioohm. È leggermente più piccola della resistenza campione, cioè, questo lo sapevamo, non esattamente io, però la resistenza campione è di un valore molto vicino, 0,98 con 1, e quindi siamo abbastanza sicuri che i voltmetri abbiano lavorato nello stesso range. Ce lo dice questo: se io voglio essere proprio sicuro, sicuro, mi prendo queste due misure, V con C e V con X, vado a vedere il range di misura di questo strumento che è 100 millivolt, mi assicuro che stiamo lavorando per prendere lo stesso punto di misura. La cosa fondamentale è che lo strumento non abbia cambiato range da una misura all'altra, perché se ha cambiato range, tutto il discorso che abbiamo fatto a lezione legato al fatto che posso togliere gli effetti sistematici legati al range non vale più, perché se cambia range, quelli non sono più effetti sistematici che sono uguali per le misure, non ho più lo stesso delta, ma ho delta diversi. Vi ricordo che a lezione avevamo scritto questa cosa, che fosse una sorta di V x più delta diviso V c più delta, dove questa era la parte aleatoria della misura e questo era l'effetto legato al range, che era lo stesso nelle due misurazioni. E quindi proviamo nel calcolo delle incertezze nel conto solo di questa e solo di questa, ma questa veniva con una differenza di tensioni a monte diviso una tensione alla quarta, e quindi sostanzialmente era un oggetto che non pesava. Bene, a questo punto, fatta questa misura, se la voglio rendere ancora più fine, voglio farvi capire cosa vuol dire renderla ancora più fine, posso provare a farla aumentando il valore di coperta. Stiamo passando a 15 ampere e poi a 20 ampere, fino al massimo che riesco a vedere. Ora, con questo strumento io più di 20 ampere non posso avere. Noi avevamo un altro strumento in laboratorio che dava 30 ampere, ma purtroppo questo strumento si è rotto, quindi poi più di 20 ampere. Ne abbiamo anche uno da 100, ma non è un po' complicato da portare. Proviamo solo a fare una misura a 20 ampere. Voglio far vedere, ragazzi, il problema del termico, in maniera tale che così ci rendiamo anche conto degli effetti termici. Dopodiché, ragazzi, l'idea sarebbe di fare un secondo di pausa e poi invece vi smonto il circuito, ok? E provate insieme con me a rimontarlo da capo e proviamo a fare da capo tutti i passi che abbiamo fatto in questa esperienza. Prima di rimontare tutto, però, voi mi fate tutte le domande che avete in testa, in maniera tale che, diciamo, per voi, tra virgolette, questa interazione vada anche un po' come dispensa. Ci siamo in qualche modo chiariti un po' dei dubbi che abbiamo. Ok? Dopodiché, ragazzi, tra oggi e lunedì, poi mi aspetto anche un vostro feedback. Cioè, se questo modo di fare laboratorio può funzionare o dobbiamo inventarci un altro. Non so, per esempio, non le facciamo e a fine corso le facciamo tutte quante, però purtroppo, diciamo, in questo momento io l'unico vincolo che ho è che mentre in classe
potete stare tutti insieme, quindi in qualsiasi aula, potete stare tutti insieme fino alla capienza massima dell'aula rispettando le distanze. Sugli strumenti, la normativa ministeriale dice che voi potete metterci le mani l'uno alla porta, perché teoricamente sul banco più di... Queste sono esperienze in cui si fa insieme, si fa in squadra, ma uno, quindi io dovevo chiamarvi uno alla volta e fare insieme con voi i pezzi della... Poi vi andate a igienizzare le mani e via. Ragazzi, dobbiamo aspettare il ciuccio, cioè ora dobbiamo rispettare le regole, cercando che ci vada, stiamo sperando che ci portiamo in corso avanti fino alla fine in tranquillità. E poi avranno momenti migliori, ci faremo grandi mangiare tutti, grandi esercizi collettivi. Allora, Anto, metto un attimo a 10 ampere, a 20 ampere. Vabbè, non si può esercitare così. Allora, adesso, ragazzi, ripetiamo il processo di misura e verifichiamo se in questo nuovo processo, che sarà a circa 20 ampere, abbiamo maggiori effetti tecnici, oppure siamo stati bravi e non li avremo, perché sta facendo abbastanza freddo. Così cerchiamo in qualche modo di capire anche se abbiamo una migliore stima di questa resistenza. Ora vediamo un attimo il valore nominale per sfizio e quant'era, così vediamo se riusciamo a. Ah no, è data la resistività. Dobbiamo fare un attimo il. Quella? Dobbiamo fare un attimo il punto. Ragazzi, una cosa che vi dico, così poi facciamo il secondo passo. Noi vi abbiamo anche preparato qualche traccia che per voi vi conservate, così poi io cerco di rivelarlo anche nelle slide che vi do, così voi, chi vuole a casa se la conserva. Questo tipo di esperienza, giusto per capirci, se qualcuno di voi si chiede, ma praticamente io perché faccio questo metodo che mi fa perdere ore per fare una misura di una R piccola? Cioè, perché qualche volta ho così tanta esigenza di fare questo tipo di attività? Tutte le volte che qualcuno, per esempio, vi chiede di fare una misura di resistività. Cioè, tutte quelle misure che servono a caratterizzare i materiali. Tutte quelle lì che in laboratorio dico, ma mi conviene utilizzare l'alluminio o mi conviene utilizzare il rame? Gli impianti fotovoltaici, mentre il cavo in rame o il cavo in alluminio. Sono queste le misure che ci fanno capire cosa è meglio, perché si fanno misure di resistività. Adesso io defino esattamente la lunghezza, la sezione la posso misurare con un calibro e poi faccio tutta la mia parte di, in qualche modo, arrotondamenti tra diametri e sezioni. Misuro la mia resistenza, conosco L, conosco S, tengo delta T, per esempio in condizioni ambientali bloccate, posso essere sicuro di misurare il blocco e quindi posso capire se un materiale è migliore di un altro. Oppure un'azienda produce un nuovo materiale che per fare dei resistori, io in questo modo caratterizzo il materiale. Non solo, ragazzi, in questo modo io posso fare anche delle misure nei quali io caratterizzo i materiali a differenti valori termici. Posso metterci questa resistenza all'interno di un fornetto o con un riscaldatore e quindi posso anche in qualche modo capire le curve di sensibilità alla temperatura. E sono le cose che un laboratorio comunque di misure che voi conoscete fa, per esempio, commissionate da persone che producono cavi, che materiali, che producono resistori, che producono nuovi elementi dissipativi, che fanno stufe. Sì, quelle persone che hanno esigenza di capire se una loro idea su un materiale dà l'effetto sperato. Questa è la motivazione per cui ci perdo 20 minuti, un'ora a fare questa misura, perché altrimenti non avrebbe senso. Se questa poi deve diventare una misura industriale, non ha senso, io non ci posso perdere 20 minuti, perché se io produco 3 resistori l'ora, va bene che fa lì. Non ha senso lì. Allora, tutte queste misure di laboratorio hanno un senso fatte in questo modo. Ok, ripetiamo lo schema di prima, rifacciamo la misura. Ok? Io adesso cerco di essere un po' più veloce, quindi dopo un po' te la tolgo la misura.
tu se vuoi puoi anche avvicinarti un pochino, se sei di vedere. Okay? No, non ce la fai, non ce la fai. Allora, posso? Vado? 3, 2, 1. 007 249 252 oh 017 019 davvero una variazione ho girato. Vabbè, vediamo se ce la facciamo. Qual è la, quant'è la differenza tra la prima e la quinta misura? Noi ce l'abbiamo fatta. Sono 13 litri. Non ce l'abbiamo fatta. In questo caso, a 20 ampere, abbiamo avuto un effetto di riscaldamento che non abbiamo controllato. E quindi non, diciamo, dobbiamo fare una misura in tempo minore, perché in questo momento la temperatura è cambiata ed è cambiata in maniera tale... Tu dici, ma sì, ma di quanto è cambiata? È cambiata di circa... Questo è circa 5, circa 13, circa 2 volte e mezzo è cambiata la... la sigma, ma che vuol dire? Vuol dire che io sto nella mia idea di resistenza sbagliando, ok? Queste due cifre, ma la sigma, che fa? Se io questo rame lo sto pagando per fare un impianto, io sto vendendo un materiale che alla lunga mi fa consumare più energia, mi darà problemi di dissipazione maggiore, dovrò fare un isolante peggiore, cioè tutte queste cose andando a influire poi nel rapporto, cioè adesso non so se questo rame specifico fa qualcosa oppure no. Però cerchiamo di capire qual è l'effetto, diciamo, qual è la problematica di una misura nel quale non ho compensato l'effetto termico. È di questo tipo. E poi alla fine ho un materiale in cui ho sovrastimato, sottostimato la resistività e quindi in qualche modo faccio un danno a chi ne utilizza il materiale. In questo caso questa misura non va bene, perché abbiamo 13 microvolt di differenza, che è ben più grande di quella che dobbiamo avere, e quindi ripete il resto di misura a commenti più bassi, in tempi minori o a commenti più bassi. Va bene? Col fatto che più abbasso le correnti e più ho un effetto sulla sigma, cioè un effetto di rumore sulle ultime cifre. Va bene, ragazzi, che ora è? Siamo perfettamente vai. Che ti dice? Siamo guadagnati un caffè? Ci siamo guadagnati un caffè riprendiamo alle 10:30 stavolta l'esperienza la condurrete voi. Noi vi faremo smontare i circuiti, li smonteremo da voi. Ragazzi, prima che smontiamo, avete qualche domanda? Ragazzi, prima che riprendiamo, voi da casa avete qualche domanda? Volete che vi vediamo qualche fatto, qualche cosa? Aspetta, non riesco a vedere i messaggi. Eh? Marco, Claudia, Manuel, tutto chiaro. Ok. Prima che stoppo la registrazione, provo a fare un po' il regista e vediamo se riusciamo a dare, ragazzi... Dobbiamo finire di una migliore visione un po' ok, aspetta, non la vedono, non la vedono. Ok, ragazzi, questo che stiamo vedendo è la mossettiera, questo elemento dove ho il mio dito, questo qui, aspetta, serve qualcosa col gesso, questo che sto indicando col gesso è il contatto amperometrico, è un blocco di rame, qua dove ho il dito in questo momento, e invece il contatto voltmetrico. Aspettate che stacco anche la telecamera, così spero di farvela vedere più da vicino. Ok, perfetto. Questo, ah, che bello, si vede benissimo così. Questo qui, invece, qui dove ho il mio dito, è il contatto voltmetrico. Vedete che è fatto a coltello. È un coltellino che incide, che incide, mentre invece questo blocco molto grande è il contatto amperometrico. In questo modo ho bloccato questi due contatti, voglio anche essere sicuro che sto benissimo,
si vede anche il contatto a volt medico, che è quello dove sono queste due viti, dove sono queste due viti collegate, e questo coltellino che taglia la barretta. Questo contatto ha un unico grande scopo, che è quello di definire esattamente il punto di misura, che in questo momento è quello che voi vedete qui, diciamo in qualche modo, la parte di misura è quella voltmetrica. Quindi io sono sicuro che misuro da qui fino ad arrivare qui. Ok? Anche in questo caso vediamo il contatto voltmetrico, è il primo che vediamo, è questo coltellino che vediamo qui, e il contatto amperometrico che è da quest'altro lato. Ragazzi, riuscite a vedere, ragazzi, i particolari della mossettiera? Tolgo anche un attimo il cavo, così si vede ancora meglio. Perfetto. Siete riusciti a vederlo, ragazzi? Benissimo. Questo è invece l'invertitore che abbiamo fatto vedere prima. Questo invece è il resistore campione, che vale circa 1 milio e ha una accuratezza, oppla, dello 0,02%. Bene. Ok, ragazzi, con un po' di sforzo, ma più o meno abbiamo reso il senso della operazione che stiamo facendo. Adesso i vostri colleghi rivedranno una parte dell'esperienza direttamente qui in laboratorio. Per chi di voi non è riuscito ad accedere, ma ha voglia di venire in laboratorio, settimana prossima nell'aula GSE la ripetiamo. Chi invece, per qualsiasi esigenza, non verrà a fare le esperienze di laboratorio, credo che da questa registrazione perlomeno avrà avuto un'idea delle problematiche tecniche che si hanno nel fare una misura di questo tipo. Va bene, ragazzi, io vi abbandono per 5-6 minuti, il tempo che noi prendiamo un caffè, e alle 10:30 ricominciamo. Io lascerò ancora la registrazione aperta quando ricominciamo, in maniera tale che voi vedete anche un po' le esperienze che fanno i vostri colleghi. Va bene? Tutto ok, ragazzi? Posso chiudere? Benissimo. Interrompi la registrazione.